Buongiorno, Luca Sardella, il pollice verde d'Italia. Eccolo! Sì, come no, come andiamo? Sta Lui ha fatto la bene? ripresa delle Come patate. stai? Bene, 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 Tutto grazie, bene? ciao, sì. Ciao Ciao Luca, ciao Francesco, ciao a tutti, Gaetano. ciao. Ciao. Un altro evento da pollice verde per Francesco Raramente Magano. ritorna due volte di seguito. Per questa cosa qua la Sardella batto. ormai è notissimo e famoso anche Funziona questo per telefono? il suo intuito Sì, allora che so io. nell'ambito Nulla, del sì, l'ambito giardinaggio, del eccetera. giardinaggio è il No, non numero funziona, uno. fa molto buoni, te lo fanno in No, è massima. vero. E non da ora. Infatti la trasmissione Sardella, scusa, è su Rete 4, no? Rete 4 e su Canale 5. È su Canale 5. Francesco, queste melanzane così lunghe è la prima volta che le Sì, vedo. è la perlina, è una qualità più croccante, magari non va bene per grigliarla perché è Ma non sottile, le ho viste però. mai, ma neanche sui mercati, per Sì, qua esempio. da noi Eh? no, mi dicono che al nord è più Ah sì? diffusa, sì. Questa si fa a rondelle, si fa la pasta, è più croccante delle È altre. la prima volta, mi pare, che Perché lo sperimenti ha meno sullo polpa, sì. sul solanum. Sì. C'è diverse varietà che gli altri anni non li avevo messi. Buongiorno signora. Come va? Moglie, Tutto bene? Teresa e Liliana. Buongiorno, Ciao, le mogli. sì, come stai? Io tutto bene, lei? Bene, bene. Dalla Germania Liliana. Sì, Ciao. grazie. Ragazzi, avete bevuto voi? Sì, grazie. Vicino che lo vedevo meglio, infatti l'ho visto Fai meglio. vedere che non è legato col filo. No, si vede. Lasciate, dai. Sì. Noi siamo pronti, via. Vai Luca, ciao! Aspetta, ho messo solo un filo, una cosa. Vado? Allora Luca. Amici carissimi di Striscia, uno dei miei spazi che ha funzionato di più e ha avuto più ascolto lo scorso anno è stato uno spazio dedicato all'orto sugli alberi. Milioni di persone che hanno cliccato, che hanno cercato notizie. E attenzione, io sono ritornato dopo un anno qui a Taurianova, vicino a Reggio Calabria, insomma è in Calabria, a trovare l'amico Francesco perché lui è andato avanti. Qui sono passati scienziati, sono passati agronomi, è passato il mondo a fotografare quello che vedete, guardate.
lui addirittura quest'anno. Ciao Francesco. Ciao Luca, ciao, ciao. Questa è la tua piacere. Entrata qui. Questo è l'ingresso di nostra casa. E lui sì. Giustamente ha detto, questo è l'ingresso. Cioè, io voglio il simbolo, perché tu il simbolo naturalmente conosco tutto il mondo per questo orto, gli ortaggi sugli alberi. Sugli alberi. Ma è venuto anche un agronomo, ti ha preso pure in giro. Ecco. Ha detto, non è possibile, sì. La scienza dice che non si può innestare un'erbacea con un'arboria. Ecco, perché dicono che non è possibile. Diceva lui. Diceva, era un insegnante di agraria. Lo è ancora o l'hanno... E adesso si è ricreduto perché ha visto. Quindi, che allora esiste. L'hanno ripreso a scuola. Anzi, nel momento che è ritornato a scuola, ai colleghi, quando ha raccontato di questa storia qua, l'hanno preso in giro, dice, ma guarda che non è possibile, perché noi sappiamo che nei nostri libri c'è scritto che una pianta erbacea non può mai attecchire su una legnosa. E io ho risposto, guarda che se dicevano a mio nonno che un telefonino senza fili riusciva a collegarsi con l'Australia, mio nonno bravo Francesco, impazziva. No, ma guarda. Poi c'è un'altra cosa, se io sono un autodidatta, non è che ho studiato certo. Su questa cosa, no? Se io imparo sul libro, imparo quello che hai scritto tu, quindi non potrò proprio mai libro, andare certo. Oltre. Se io seguo una strada Francesco. Mia... Non c'è, abbiamo capito tutto. Ecco, uno scienziato, in questo caso come se lo fosse, se si attiene al libro non inventa niente di nuovo. Di nuovo. Tu sei andato oltre il libro, adesso vediamo quello che fai. Allora. Davanti a casa, poi andiamo nel giardino, con un piccolissimo spazio, guardate, con solo alberello, lui qui sopra, vedete che cosa raccoglie, ma sono centinaia, forse 50 kg, 70 kg, tra melanzane, ma guardate queste melanzane, perché uno come io qua dice, ma sembra di stare... Sudare, troviamo una pianta nuova, mamma, qui c'è una pianta nuova, invece questa non è una pianta nuova. Questo è un solanum che si presta per l'innesto di tutte le varietà di peperoncino sui nastri. Ecco, e allora questa è la prova che tu per avere un orto, per avere degli ortaggi, non sempre c'è bisogno di un ettaro di terreno, basta 2 metri quadri, metti 2 alberi, 50 innesti per ogni albero certo, e hai il fabbisogno per l'intera famiglia. Guardate qui, pomodori che si prepara la salsa a mangiare, melanzane e gialle, bianche, appena goccia, sopra un altro lì, guardate qui, da qui, se è qualcosa che sembra o un gioco di bambino che uno è andato a legare tutti questi ortaggi, sembrano legati. L'albero di Natale. No, adesso, il vero albero della vita non è quello che hanno acceso all'Expo a Milano. L'albero della vita è questo, dove tu ci mangi su questo, capito? Lì c'è solo la bellezza delle luci. Qua è il vero albero della vita perché ti alimenta. Amici carissimi, sono tornato a Taurianova, vicino a Reggio Calabria, in Calabria, dall'amico Francesco, perché abbiamo avuto tanto successo con il suo spazio dell'orto sugli alberi. Tanti di voi ci hanno scritto, ma è possibile avere l'orto sugli alberi, il vantaggio di non annaffiare, non trattare, diventa tutto rustico, ma soprattutto guardate che meraviglia, la quantità di ortaggi. Ciao Francesco. Ciao Luca. Questo è un tronco di un solanum e lui ha innestato da tutte le parti, su tutti i rami, guardate, su tutti i tronchi che portano veramente 50, 60, 70 kg di ortaggi divisi tra pomodori, tra melanzane. Questa, cos'è questa melanzana? Come si chiama? Questa è la perlina. È una melanzana praticamente che va consumata a rondelle perché non la puoi né grigliare né fare la parmigiana. Bella. Però è croccante ed è squisita. A parte la quantità dei frutti, devi guardare la nitidezza, la purezza. Senza trattamento. Senza nessun trattamento. Perché la pianta madre è l'albero che è forte. Guarda, tu questi li mangi. Non c'è bisogno di lavarle perché l'atmosfera qua da noi non è poi inquinata. Ma poi non ci sono trattamenti antiparassitari, ripeto, perché la pianta madre è un albero è diverso dalla pianta erbacea. È come un genitore forte che difende i propri figli. Da dove parte? Facciamolo vedere l'innesto. Fallo l'innesto vedere. Parte da qua. Ramifica e fa un cappuccione, un ombrellone fatto di pomodori di ogni colore, che uno ci voglio mangiare in insalata, un po' rosso, un po' verde, qua li raccogli come vuoi. Prendiamo uno ciascuno e ce lo mangiamo. Dai. Non è trattato? Solanum, ci sono due tipi un po' più conosciuti, sì. Uno si chiama? C'è il comunissimo Torvum, quello ha le spine, non va bene perché non cresce. E poi?
Poi c'è il Mauritianum. E quello che va bene. E anche i peperoncini, tu hai messo peperoncini. Sì, sì. C'è tutto, c'è quello che è solanacea. E quindi va avanti, non come la melanzana e il pomodoro, però riesce a produrre anche il peperoncino. Il tabacco non l'hai ancora provato? No, ancora no, facciamo una cosa alla volta. Prossimo anno voglio vedere qui, io non fumo, sono contro il fumo, lo sanno tutti. Però voglio vedere, raccogli una foglia di tabacco da io un albero tuo. Ho in mente altre cose che svelerò a tempo dovuto, dai. Grazie Francesco. Grazie a te sempre, grazie a te. Hai fatto qualcosa, io ci credo. Andiamo nel tuo orto, andiamo, questo è solo, ecco, questo, è solo perché entra questo qua. È solo per l'ingresso di casa. Per l'ingresso, che dici oggi che mangiamo melanzane, anziché andare nell'orto, davanti a casa. Ma guardate, quello che vuole c'è qui. E adesso c'è la sorpresa, andiamo nell'orto. Andiamo adesso, dai, così vedrete altre cose. È vero che hai messo anche le patate sull'albero? Sì, poi li vedremo dopo. Andiamo. Dopo sarà la sorpresa finale. Francesco, dai. Andiamo! Facciamo un po' più a destra. Che sono 3 minuti che dobbiamo mettere, molte immagini e poi finiamo con la patata. Okay. Scusa Nicola. Ok. Vai Luca Ciacco. Tu a solo primo piano, sì. Io lo tengo a due. Se vedi Luca faccio io pure? No, tieni la 2, io tengo il primo piano di Luca, poi okay, io la poi fai la vai Luca. Qui chiarissimo, siamo rientrati e poi una novità qui che lui giustamente ha detto, però io il terreno sotto questi alberi lo utilizzo, guardate che zucche, ma che meraviglia! Enorme, ma no, guarda che roba, tante zucche! Sfruttiamo così anche il sottobosco, se quello è il bosco, no? Quindi ho detto perché lasciare l'erbaccia quando posso coltivare altre cose? Ho messo un po' di piantine di zucche e guarda come sono venute belle. Bellissime. E se bellissime. Guardi più in là ce ne sono ancora di più. Che... Tante, tante. Quindi... No, ma adesso voglio soffermare. Ma che grappoloni. Bello. Ma guardate la pianta, la goccia. Ma senti tutto di più, queste piccole pure. Questa è la perlina baby. Praticamente sono a grappoli. Non è che non sono cresciute perché non hanno avuto... Aspetta, non ti sento. Tu non ti può buttare avanti e dietro, se no sì, tu sì, devi sì. Stare a fianco a me, sì, non ti devi preoccupare. Andiamo. Perché lui si butta avanti. Sì, no, non... Andiamo là. Aspetta, lo vedo, lo vediamo, sì. Stai tranquillo. Vai. Questa è la perlina baby quella. Praticamente rimangono piccoline, però sono a grappolo. Ma bellissima. Bellissima, sì. Anche essa è saporita, quindi come vedi ci sono parecchie varietà. Quindi. No, ma la cosa mi fa impazzire stare in mezzo a questi alberi e non sembra manco di stare in Italia. Ci sono arrivato in un posto lontano e scopro degli alberi strani. Veramente, tu immagini uno che sta all'estero e ripeto, prende il telefono e avvisa i familiari. Io qui gli mando foto di alberi che fanno addirittura le melanzane, che producono pomodori invece. Pomodori e melanzane. Invece è Francesco che ha avuto questa idea. Andiamo avanti. Questo è un Solanum Mauritianum. Ce l'hanno chiesto in molti, capito? Perché sì, all'inizio penso Mauritianum. Che... Mauritianum. Perché è proveniente dalle isole Mauritius. Vieni. A differenza del Torbom, che è stracolmo di spine e non cresce mai tanto, perché se guardi bene in alcuni alberi ci sono dei tagli grossi, quindi il Torbom che è famosissimo, che c'è dappertutto, però non ce la fa mai a crescere così tanto. Quindi allora, questo Solanum si chiama? Mauritianum. E non deve essere invece? Il Torbom. Ecco, questo è quello. A differenza di quello, il Torbom è pieno di spine, quindi non è nemmeno accessibile. Non è molto importante, abbiamo detto. No, guardate, dove si guardano, tipico pomodoro, San Marzano, quelli da salsa, da mangiare crudi, verdi, come volete poi, questo è ma... Parola di pollice verde questa, eh? Amici carissimi, parola di pollice verde. Io ve l'ho promesso, lui ci ha portato per loro e adesso ho dato la parola. Dice, pollice, fai vedere Francesco. Questo viene verde perché lui, guardate, ha riempito qui nel terreno, giustamente il terreno, perché ce l'ho fermo, perché bastano gli alberi a produrre gli ortaggi,
lui ha messo queste zucche enormi. Come le cucinate? Le zucche facciamo in cotta, le facciamo a prestelle, le facciamo con i fagioli. Durante l'inverno, l'inverno, come vedi, guarda qua. Aspetta, non parla da solo, sennò senza microfono, non serve. Vieni vicino a me. Vai, buono. Guardate che meraviglia, che bella, bellissima, guardate, attaccate quell'altra poi. Hai visto che belle, grosse, e si vede che prendila, sono... Prendila, quanto vuoi pesare? Guarda, non lo so, saranno 10 kg, non lo so. E quando è che le stacchi? Queste, man mano che maturano, le raccolgo perché... Ma quella è l'anguria, cos'è? No, quella sembra una zucca più giovane, quindi che andrà a maturare. È della stessa famiglia, però sì. È nata. Sì. No, quindi lui c'ha tutte le zucche, però poi quando uno alza la testa, guardate qua, grappoli, questi qua, guardate questi qua, che lui le chiama baby, baby, che sono piccoline, non sono piccole perché non sono cresciute. È la qualità questa, sono la perlina baby, mentre quella che abbiamo inquadrato prima è la perlina normale, quella lunga. E poi ci sono miste, se queste fa solo melanzane, su questa pianta. Su questa sì, su alcune ho messo pure le piante di pomodori, però la maggior parte preferisco innestare le melanzane. Cioè, questo è un risultato veramente eclatante. Adesso le persone ti chiamano, vengono a fotografarsi, le foto con te, forse l'autografo. Sì. Tu come ti senti? Cosa è cambiato? Io mi sento la solita persona umile, faccio venire chiunque, cioè non me la tiro, dai, perché non c'è motivo per tirarsela. Sono contento quando ricevo i complimenti, perché i complimenti gratificano chiunque. Fanno parte però di quella che è il racconto della passione. Non è questo, questo non è il mio lavoro, questa è la mia passione. Quindi qual è il tuo lavoro? Il mio lavoro è artigiano, io calzolaio. Quindi dai. A volte il detto dicono che quando una cosa va fatta male, quando qualcosa, anche un chirurgo, ma quello sembra che l'ha fatto uno scarparo, si solito. Prima con le scarpe rotte. C'è qualche calzolaio che è pure... Andiamo, vieni. Vai. Allora Francesco Mangano, siamo qui per fare un esperimento. Tu ormai sei noto in tutto il mondo come l'uomo che ha creato l'orto sull'albero, perché come abbiamo fatto vedere nei video, su un albero che è un Solanum Mauritianum, il nome latino, tu li hai innestati su questo albero e melanzane e pomodori crescono sui rami dell'albero, bellissimo. In abbondanza. In abbondanza, ecco. E quest'anno hai fatto, oltre a melanzane e pomodori, su altri solanum, l'esperimento con le patate. Le patate. Perché le patate è anche un tubero appartenente alla famiglia delle solanacee, quindi tecnicamente si può innestare sull'albero, sul solanum, come le melanzane e i pomodori. Pianta. Quest'anno ha fatto l'esperimento, quindi per la prima volta con le patate. Quindi ha messi due patate, che adesso ci illustri come hai fatto. No, per la prima volta ho voluto provare, perché dato che appartengono alla stessa famiglia, ho voluto provare ad innestare il germoglio delle patate su un ramo. E come vedi è bene attecchito. La sorpresa sarà quando apriremo, perché ho dovuto coprire le radici, perché avrà sicuramente le radici all'interno. Lì, scusa, intanto si vede l'innesto che hai fatto, qua, spiegaci. Vedi? Aspetta che faccio un primo piano all'innesto. Sì. Adesso ci spiegherai come hai fatto. Eccolo qui. Allora, questo è l'innesto del frutto, come si chiama, del fiore della patata. Sì, del germoglio. Del germoglio della patata innestato su un ramo. Un ramo. Che si vede qui ancora legato con lo scotch. Con lo scotch, bravo, qua. E qua sopra, ecco, spiegaci questo come hai fatto. E allora, ho fatto lo stesso tipo di innesto che pratico con la melanzana e con il pomodoro, praticamente, a corona. Ho preso un germoglio di una patata, che era depositata in cantina,
l'ho voluta innestare, come vedi è ben riuscita, è cresciuta. Ora, l'arbusto della patata è verde, è vegeta, sì, è normale, diciamo che è normale, ecco, no? Quindi, siccome la patata è un tubero che non ha problemi quando prende la luce perché diventa verde, ho dovuto mettere un vaso. Perché cresce ovviamente in terra, la patata. Sottoterra, quindi ho dovuto mettere un vaso. E con quando ha fatto l'innesto, dopo un po' sono nate le radici, no? Sì. E quindi hai dovuto metterle sottoterra, creando questo vaso attorno al ramo dell'albero dove ha fatto l'innesto. Sì, così se produrrà patate, anziché stare scoperte e diventare verdi che poi non sarebbero commestibili, ho voluto mettere un vaso con della torba. Ecco, quel vaso rappresenta il terreno, diciamo, del campo, dove dentro quel vaso, quando sarà il momento, dovrebbero esserci le patate. Ci sarà la sorpresa, ci saranno le patate o non ci saranno le patate. Quindi, perché è un esperimento, non l'ho mai visto da nessun posto questo innesto su un albero. È da tanto che volevo provarci, però quest'anno ci ho provato con due sole piante, per non perdere. Se andrà bene, il prossimo anno faremo qualcosa. Faremo una coltivazione di patate sull'albero. Finché la pianta della patata è verde, il tubero della patata non sarà maturo. Quindi nel momento che appassirà, avremo la sorpresa, tornerà. Ecco perché le patate che crescono appunto sottoterra sono da raccogliere quando la pianta muore, soppa il suolo, si secca, si rinsecchisce e quindi vuol dire che la patata è matura. Così. Certo, tu capirai quando si vede quando è secca e quindi zapperemo l'orticello, lo apriremo e vediamo la sorpresa. È un bellissimo esperimento, sì, Francesco. Sì. Quindi diciamo che questo video termina qui e lo continueremo a fine luglio quando la pianta sarà secca, sì, e noi andremo a aprire il vaso col terreno. E a sorpresa vedremo cosa ci sarà dentro, perché io giuro non ho mai provato a scavare, certo, perché la curiosità non deve disturbare la patata nel suo habitat naturale che cresce sottoterra. Grazie Francesco Mangano, a dopo. Grazie a te, grazie, ciao. No, più o meno niente, tengo io. C'è un ciak, dai, sto sulle mani. Prova un attimo Luca, prova. Prova. Ok. Vai Luca. Buono. Quando vuoi. Amici di Striscia, qui lui, su questo solano, ha sistemato anche le patate. E qui diciamo il rischio è grande, ma la sfida sua è più grande ancora. Adesso noi capiremo se è dentro la patata è venuta veramente come succede nel suolo, oppure abbiamo ha fatto cilecca e ci arrendiamo. Vediamo. Vediamo un po'. Tu hai fatto l'innesto, qui hai fatto? Sì, qui l'innesto, poi la radice è scesa giù, perché qua mi pare che non c'è niente. Capita pure qua in diretta, in questa non l'ha fatta, vedi, ha fatto solo la radice e basta. Hai capito le prove come vanno fatte? Vabbè, questo è un esperimento che abbiamo voluto provare, no? Sì, l'acquisto di tutto l'acqua. Vediamo. Avete capito quanti anni ha impiegato anche lui per provare e riprovare? E adesso anche per le patate, se non c'è niente, ci ritroveremo. Ci riproveremo la prossima volta, dai. C'è stata la pianta, l'innesto, ha attecchito come vedi, però no, non ha prodotto. Però la pianta ha fatto le foglie. Sì, c'era la pianta, attenzione che la buttiamo di là. Non ha fatto nemmeno una, perché non lo so. Però c'era, l'innesto c'è stato, la pianta è cresciuta. Noi abbiamo fatto in diretta per non bleffare con il innesto. Ecco, bravo. Mettevamo una patata a seta, no? Bravo. Lui ha aperto in diretta, non è una promessa, per il prossimo anno va bene. Faremo altri esperimenti, dai, ci proveremo ancora in modo diverso. Un saluto agli amici di Striscia, vai. Un saluto agli amici di Striscia che come sempre sono la numero uno.